Benvenuti in questa nuova lezione di genetica degli alimenti. Con questa lezione iniziamo un altro capitolo molto importante. Ci occupiamo di quelle che sono le diete preventive e come una dieta preventiva può prevenire le patologie croniche. Ciò di cui oggi siamo a conoscenza è una mole di dati di enorme importanza che, se utilizzata, adottata, se questi dati vengono adottati, se queste ricerche vengono messe in pratica in ambito alimentare, allora possiamo ben dire di poter prevenire quasi tutte le patologie croniche. Quindi, prima tra tutti, come sapete, sono presenti le malattie cardiovascolari, poi il cancro, quindi tantissimi tipi di tumori, le malattie respiratorie e il diabete e tante, ma tante altre patologie croniche. Vedremo queste diete su cosa si basano, cioè essenzialmente in questo corso a me interessa farvi capire i nutrienti benefici negli alimenti benefici, quelli che sono gli alimenti benefici, e come fanno a prevenire e addirittura revertire una condizione patologica, portarla in totale reversione, quindi arrivare alla guarigione senza bisogno di farmaci, ma con l'alimentazione. Quindi è un argomento di enorme importanza, un capitolo tutto da seguire, non una ma 100 volte, mi raccomando, perché vi farò comprendere, dandovi anche tantissime dimostrazioni sia sul modello cellulare, sia sul modello animale, sia sull'uomo, come effettivamente sono vere, ecco, tutte queste conoscenze, che sono conoscenze che non trovate, come vi dico spesso, nei libri di testo, perché non esistono ancora libri di testo autorevoli dal momento in cui questa scienza è una scienza di altissimo livello ma molto giovane, le cui dimostrazioni vengono fuori ai nostri giorni essenzialmente, quindi sono dimostrazioni degli ultimi anni. Vi farò comprendere come, ecco, questi nutrienti benefici sono in grado di agire a livello del DNA, appunto, e quindi di prevenire e anche curare le patologie croniche, quelle che sono le patologie croniche che colpiscono principalmente l'Occidente. Siamo noi, diciamo, ad essere un attimino più dannati a causa degli vizi, a causa della presenza della scorretta alimentazione e a causa dell'inquinamento e di tant'altro, perché poi dobbiamo associare anche gli inquinanti e tanti altri fattori tutti assieme. Ecco, quindi dovete cercare di comprendere quello. Questo capitolo per voi è oro, se voi lo studiate bene e ne interiorizzate bene i concetti, sarete sensibilizzati molto, moltissimo anzi, non molto, nella vostra vita a cambiare stile alimentare, perché comprenderete proprio come, appunto, basta cambiare, cercare di adottare dei piccoli cambiamenti e perseverare in quei cambiamenti per star bene tutta la vita. Allora, vediamo un po' di analizzare il tutto a dovere.